Sarà presentato ad aprile il report sui risultati dello studio sull'erosione costiera realizzato dalla Regione e dall'Università dell'Aquila, una mappa del rischio dell'intero litorale abruzzese che consentirà di pianificare correttamente e puntualmente gli interventi a difesa. L'annuncio è arrivato nel corso dell'incontro convocato a Casalbordino dal presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, a cui hanno partecipato anche gli assessori Mauro Febo e Nicola Campitelli, il sottosegretario alla presidenza Umberto De Annunti e i consiglieri regionali Sabrina Bocchino e Fabrizio Montepa. Erano presenti i sindaci e i delegati di tutti i comuni della costa dei Trabocchi, da Ortona a San Salvo. Siamo venuti proprio per prendere contatto con i sindaci, insieme agli assessori, ai consiglieri regionali del territorio e soprattutto ai tecnici, per vedere quali sono i reali fabbisogni per mettere in sicurezza il territorio e ripristinare delle spiagge che possano tornare ad essere attrattive per i turisti e volano per l'economia di queste città. È chiaro che la costa senza spiagge diventa un deserto e rischiamo davvero il tracollo economico e sociale di questo territorio. Per questo è una priorità importante che vogliamo affrontare. Siamo qui appunto per questa ragione, a significare con la nostra presenza e con una presenza così ampia di dirigenti e di esponenti politici e della Giunta, la massima attenzione che la Regione Abruzzo porta per il tema dell'erosione della costa, non solo a Casalbordino, non solo nel Vastese, ma in tutta la costa della Regione.